Cari amici, cari amiche, cercherò di nuovo, nuovamente, di rispondere alla domanda che ha fatto il nostro carissimo amico Andrea, perché ovviamente non ha risposto nel modo corretto la volta scorsa. Sarà stata la stanchezza, perché in questi giorni sto lavorando molto, quindi la stanchezza c'è. Sì, tutti possono sbagliare. È molto importante che anche io riconosca i miei errori. Io ho messo un video che non diceva la risposta. Adesso cercherò di dirla io la risposta, ma prima vi farò sentire nuovamente. Ciao Maurizio, replico al tuo video su come hanno fatto gli antichissimi ad occupare l'universo e faccio qualche ragionamento su velocità della luce e possibilità di comunicazione istantanea tramite entanglement. Tu in questo video ci hai detto che la velocità della luce è un limite invalicabile, ma al tempo stesso hai lasciato aperta una porta per quanto riguarda la possibilità di comunicazione istantanea appunto tramite entanglement. Ecco, tutto ciò apre un dibattito molto molto importante su cui diciamo la comunità scientifica dei fisici si è arrovellata per decine di anni. Perché? Perché fondamentalmente la possibilità di comunicazione istantanea violerebbe la legge della relatività, in quanto andrebbe contro il principio di causalità, che è uno dei principi fondamentali su cui si basa il nostro universo. Facciamo l'esempio dell'antichissimo che è sulla Terra. E l'antichissimo che è in una nave spaziale che viaggia anche solo a una frazione della velocità della luce, un decimo, un quinto, insomma, non alla velocità della luce, però a una velocità sostenuta. E ipotizziamo una comunicazione istantanea tra l'antichissimo che sta sulla Terra e l'antichissimo che sta sull'astronave. Allora, secondo la relatività di Einstein, si porrebbe un problema, paradossale. Ovvero, dal momento che il tempo scorre diversamente per l'antichissimo che sta sulla Terra, in questo caso scorre più velocemente, e per l'antichissimo che sta sull'astronave, e in questo caso scorre, più lentamente, quindi si porrebbe il problema, in caso di comunicazione istantanea, del paradosso per cui la risposta dell'antichissimo che sta sull'astronave arriverebbe prima della domanda. E quindi ciò non è possibile, è contrario alle leggi fondamentali che regolano il nostro universo. Questo è stato spiegato anche bene da un video di Balbi che se vuoi magari poi linkiamo sotto questo video. Quindi questo è il primo problema. Come usciamo dal paradosso relativistico della comunicazione istantanea? Quindi il paradosso della risposta che può arrivare prima della domanda. Poi, secondo punto, è il problema del fatto che è impossibile misurare uno stato quantistico, quindi un ipotetico strumento di comunicazione basato sull'entanglement, anche qua non sarebbe possibile, in quanto non è possibile né copiare né clonare uno stato quantistico. Quindi questo sistema di comunicazione non potrebbe essere codificato e decodificato. E quindi abbiamo la seconda tipologia di problema apparentemente irrisolvibile. Quindi come si esce da tutto ciò? Secondo me, per uscire da tutto ciò si può fare una riflessione in chiave superista, considerando che proprio qualche settimana fa tu ci hai parlato del discorso della crittografia divina, quindi il fatto che noi siamo dentro una simulazione e per proteggere questa simulazione da possibili hackeraggi, gli antichissimi hanno dovuto oscurare tutta una serie di dati. E quindi noi non abbiamo una conoscenza piena di ciò che avviene a livello subatomico, in quanto questi dati appunto, sono oscurati, sono annebbiati. Un po' come
le filigrane, no? Che si mettono a protezione dei documenti o ancora le password o comunque le patch che si mettono sui PDF e via dicendo. Quindi l'ipotesi che io ti sottopongo è la seguente. È ipotizzabile che la comunicazione basata su entanglement non sia possibile in questa simulazione, in quanto appunto noi non abbiamo la possibilità della conoscenza completa di come funziona il mondo subatomico e quindi non abbiamo la possibilità di costruire un sistema di comunicazione basato su questo, ma al tempo stesso nel bioverso, quindi nell'universo originario, dal momento che non c'erano questi limiti, magari le cose sono andate diversamente. Quindi spostando, per così dire, il sistema di riferimento a un universo in cui le leggi fisiche sono leggermente diverse, o comunque si ha una maggiore conoscenza di come è strutturata la materia fin nei minimi dettagli, quindi in questo altro universo potrebbe eventualmente essere ipotizzabile una comunicazione di tipo istantaneo. Quindi la domanda è ipotizzabile che non sia possibile una comunicazione nella nostra simulazione, ma che questa comunicazione istantanea sia potuta essere possibile nel primo universo in cui non c'erano tutte queste limitazioni e questi strumenti crittografici? Grazie della risposta, come sempre, e un saluto a tutti. Se due elettroni sono in stato di entanglement e uno di essi viene modificato lo spin, allora lo stato dell'altro elettrone si modificherà contemporaneamente in modo correlato. Questo è il risultato dell'entanglement quantistico e della natura non locale delle relazioni quantistiche. Supponiamo di avere due elettroni in uno stato di entanglement, ad esempio l'entanglement di tipo singoletto. Un singoletto di spin è una forma di entanglement dove ci sono diversi spin delle particelle, il loro momento angolare si somma e equivale a zero. Un momento angolare nullo. In questo stato, se misuriamo lo spin di uno dei due elettroni lungo una direzione specifica e otteniamo un risultato definito, ad esempio spin su, allora immediatamente sappiamo che lo spin dell'altro elettrone sarà spin in giù, indipendentemente dalla distanza tra le due particelle. In pratica, modificando lo spin di uno dei due elettroni in entanglement, si otterrà una correlazione istantanea con la modifica dello spin dell'altro elettrone. Questo è un fenomeno noto come teletrasporto quantistico. Anche se le due particelle possono essere separate da grandi distanze, le modifiche al sistema di una particella si riflettono istantaneamente sull'altra particella in entanglement. Ovviamente qui non si intende un vero e proprio teletrasporto alla Star Trek, ma la semplice modifica dello spin che veicola il sistema di comunicazione basato su 0 e 1. In ogni modo, c'è una parte materiale di questa forma di comunicazione che va portata fisicamente alle due estremità comunicanti. Ovvero, se vuoi comunicare con un pianeta che orbita una stella vicina, devi prima installare l'apparecchiatura su quel pianeta della stella vicina e poi anche sulla Terra. L'entanglement quantistico e le sue correlazioni non locali sono una delle caratteristiche distintive della meccanica quantistica. E con il sistema di 0 e 1 si può codificare e trasmettere qualunque informazione. In ogni modo, gli antichissimi Esurga hanno una grandissima comprensione dei fenomeni non locali e mi riferivo a questo nell'accennare all'esistenza di una fisica che riguarda alcune proprietà della non località delle quali non ho ancora parlato. Questo, crittografia divina a parte.
Sono contento che si sia capito che esistono due fisiche, una fisica per l'universo materiale vero e un'altra fisica in parte diversa, criptata per l'universo simulato. Quindi questo è un tema abbastanza complicatino, però insomma se uno si familiarizza non è niente di difficile. I fisici contemporanei non amano sbilanciarsi su questo, però ci sono stati già vari esperimenti di teletrasporto quantistico e sono venuti perfettamente bene e questo dimostra che quando si interferisce sullo spin di una particella che ha un certo spin, dall'altra parte c'è il cambiamento. Quindi praticamente se tu c'hai uno spin su, interferisci per cambiare il suo spin, dall'altra parte pure lo cambi. È questo che funziona come trasmissione dell'informazione a livello istantaneo, che non ha niente a che vedere con il superamento o il non superamento della velocità della luce. Non ha niente a che vedere con questo. In ogni modo, io sotto a questo video, per una maggior chiarezza, per chi volesse, diciamo, approfondire un pochino, io scriverò quello che dice Wikipedia in relazione appunto a questo teletrasporto, chiamiamolo così, ma il nome fuorviante, a questo teletrasporto quantistico, ok? Scusate se non sono stato chiaro nel video precedente, probabilmente l'orario che mi ha un po' confuso, io pensavo che il fisico avrebbe detto anche questo pezzettino, poi invece non l'ha detto, e quindi pazienza. Ripeto, i fisici non amano sbilanciarsi troppo su certi argomenti perché rischiano di giocarsi la reputazione. Io non ho nessuna reputazione o cattedra da mantenere in impiego, quindi io dico quello che penso. E poi magari volendo si potrà approfondire anche quell'aspetto della fisica che riguarda strettamente la non località che viene a spiegare con grande facilità che cosa sia questo entanglement e come mai interferendo da una parte interferisci sull'altra. Tra l'altro, l'ho anche detto, credo in un video, che se tu prendi una cannuccia, una penna, no? Qualcosa così, vediamo un po' se riesco. E prendi questa qui e la pieghi, no? Perché è praticamente un vortice da una parte che collassa e un altro vortice che collassa dall'altra parte che sono collegati, i due collassamenti delle particelle sono collegati nel punto di non località. Le due particelle, quando tu giri così, si è piegato, lo fa anche con uno spago, una gira da una parte e l'altra gira in senso opposto, capito? Io l'ho spiegato anche l'altra volta. Poi, che sembra entrare in conflitto con il limite della velocità della luce, è soltanto un'apparenza, perché qui non c'è nulla che viaggia. Il viaggio deve essere fatto prima. È come se io volessi parlare con te con un cellulare, no? A livello istantaneo. Io prima devo avere un cellulare sul pianeta, mettiamo che va lontano, su quel pianeta là, e poi devo avere un cellulare qui per poter parlare, capito? Se non c'è nessun cellulare dall'altra parte. Quindi bisogna creare la postazione ricevente e per crearla l'unico modo è portarla. Quindi c'è sempre il discorso della velocità della luce. Tu non puoi portarla più velocemente che la velocità della luce su un altro pianeta, però una volta che sta lì, col giochetto dell'entanglement comunichi in tempo reale. Poi, su come hanno fatto gli antichissimi, perché la domanda nasce da questo, come hanno fatto gli antichissimi a popolare l'intero universo, hanno fatto più o meno come ho detto, no? Che le civiltà sono nate in vari punti, poi si sono integrate e ognuno si era sparsa qua e là e attraverso l'entanglement comunicano in tempo reale. E comunque ci sono altre proprietà della non località che la fisica quantistica ancora non conosce. Però insomma io non voglio approfondire troppo questa materia anche perché sennò i video diventano molto molto ostici. Rimaniamo comunque col concetto che gli antichissimi stanno in tutto l'universo. Sì, perché ovviamente c'è la preoccupazione, ma se non sono arrivati da tutte le parti dell'universo, cosa è successo con quelle forme di vita?
che vivevano in quei punti che gli antichissimi non hanno raggiunto? Sono morte? Non sono state salvate? Non gli hanno fatti il save? Come si tratta di una fisica, quella del bioverso vero, di una fisica leggermente diversa, non criptata, loro riuscivano a calcolare tutto quello che era successo in quell'universo, era completamente conosciuto. Quindi, in una forma, diciamo, indiretta, riuscivano a calcolare tutto quello che era successo anche in luoghi che non avevano raggiunto. Ovviamente questo richiede dei calcoli pazzeschi. Perché la fisica quantistica prevede che ci sia come posso dire, una creazione velocissima di particelle virtuali, una specie di spuma quantistica da tutte le parti dell'universo, e questo ovviamente impedisce qualunque tipo di calcolo di causa-effetto. Quindi in questo universo qui, però, perché questo universo qui non deve essere utilizzato come se fosse un universo vero, è soltanto un universo di esperienza sensoriale, che riproduce in grandissima parte quello che succedeva nel bioverso, però non in tutto, 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 perché sennò questo pure diventa un universo vero e non lo è soltanto un simulatore. Vi chiedo scusa se non sono riuscito a essere più chiaro di così, però quello che volevamo fare, siamo riusciti a farlo, ovvero siamo riusciti a riflettere insieme. Cercherò di mettere sotto, forse magari leggendo si capisce meglio di come ho detto io, la spiegazione di Wikipedia in relazione a che cosa sia il teletrasporto quantistico. Magari vi metto anche, grosso modo, quello che ho detto io a voce, forse magari anche espresso meglio. Così ve lo leggete e vi fate una vostra opinione. In ogni modo sono estremamente felice che siamo arrivati ad approfondire dei temi così profondi, così impegnativi, che hanno molto a che vedere con la fisica, con gli scienziati, con gli studiosi. Abbiamo parlato di Amedeo Balbi, abbiamo parlato di Simone Baroni, ma ce ne sono altri fantastici che fanno i divulgatori. Però, ripeto, loro prima di giocarsi la carriera, dicendo che l'informazione può essere trasmessa più velocemente della luce, addirittura a livello istantaneo, ci pensano ovviamente 2 volte. Ma l'entanglement è questo, e la prova sta proprio in questa cosa che è definita teletrasporto quantistico, che in realtà non è un vero teletrasporto. Ma da una parte, insomma, se tu giri, l'inverti e lo spingi una particella, dall'altra parte anche dell'universo, l'altra particella si inverte nel senso opposto e quindi tu produci un codice di 0 e 1 con susseguenti lavori di questo tipo e puoi trasmettere quello che ti pare, anche perché i codici 0 e 1 sono la base di tutta l'informatica attraverso la quale noi parliamo, vediamo i video e facciamo tutto, insomma, vuoi trasmettere tutta l'informazione necessaria. Quindi, ripeto, magari vi metto il testo sotto, ve lo leggete con calma. E poi tirate le vostre conclusioni, se avete altre domande fatele. Però certo non è una materia, diciamo, semplicissima a livello che è una cosa che viviamo nel quotidiano. Stiamo andando proprio in profondità, in grande profondità, di come è fatta l'esistenza. Vi ringrazio infinitamente, mi scuso per non aver spiegato bene questo nel primo video. E viviamo da sempre e per sempre.